dice tutto di tutti. In collaborazione con... Secondo appuntamento, qui in una location straordinaria a Ischia Porto, e quest'anno vedo dei grandi cambiamenti. Partiamo dalla sfilata, agli ospiti, agli inviti, alle musiche, al catering. Diciamo quali sono stati i cambiamenti. Innanzitutto un gruppo di appoggio a Vicky Parker, e il gruppo è Pazzi di Luna. Abbiamo Mario, Umberto, Gigi e me, che sono Nika. La novità qual è? La novità, diciamo, è che secondo me la novità è che si riesce a ripetere un evento che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Già questa è la novità. Questo è grandissimo. È un grande risultato. Io... tutto ciò che era possibile migliorare, quindi dalla logistica, dalla cena che è totalmente diversa, fatta da un gruppo molto valido, Gourmet in Movimento, con lo chef Nello, insomma tutto ciò che era possibile migliorare, tutti gli errori fatti l'anno scorso sono stati, diciamo, superati. Se l'anno scorso c'è stato grande successo di pubblico. Sì, sì, noi abbiamo visto anche il tuo servizio, e quindi... Spettacolare il tuo servizio. Adesso questo qua magari conserva, ci aspetta qualche sorpresa in più. Sì, sicuramente, diciamo che al di là della sfilata e al di là della cena e al di là di noi che tenteremo di fare il nostro, di metterci del nostro, poi secondo me la sorpresa te la può dare sempre la gente che viene, i nostri ospiti che aderiscono. Tra poco è moda qui a Ischia, un'isola veramente magica, veramente straordinaria. Eh sì, Ischia quest'anno fa segnare un numero crescente di presenze. Per noi che siamo innamorati di questa isola è davvero una bella soddisfazione. È il segno che la Campania riprende quota, conquistando fette importanti di turismo, e poi è sempre bello poter presenziare a serate che coniugano appunto la moda, l'imprenditoria, la televisione con te, insomma le arti, perché la Campania è tante cose insieme, tanto di buono e tanto di bello. Quando il buono e il bello in Campania si uniscono, i risultati sono sempre straordinari. Parlando di risultati, Marco, con il tuo punto di vista dell'ASCOM, facciamo un piccolo bilancio. Sì, quest'anno credo che abbiamo lavorato molto meglio, soprattutto con turisti italiani, perché il turista straniero, soprattutto quello russo, è venuto un po' meno quest'anno a Ischia, non solo a Ischia ma in Italia, cioè un dato insomma italiano che è in netto calo rispetto all'anno scorso. Io penso che diciamo, non è ancora presto, perché noi comunque la stagione nostra è ancora lunga, anzi quest'anno penso che molte attività saranno aperte anche fino al Natale, molti alberghi finalmente hanno deciso di prolungare la loro stagione turistica, anche perché qui a Natale diciamo, negli ultimi anni soprattutto c'è stato un prodigarsi per creare eventi, situazioni insomma piacevoli, si sta bene, soprattutto perché le terme anche sono molto più utili, richieste anche d'inverno rispetto all'estate. C'è un grande mercato, si parlava di moda, un tuo punto di vista della moda, la donna dinamica, la donna che viaggia, gli accessori, la ricerca sui tessuti. Beh, l'accessorio è diventato parte integrante dell'outfit. Se
Anni fa si poteva individuare in particolari oggetti dell'outfit, adesso il look viene fatto dall'accessorio, quindi in generale non ci si basa su un colore preciso, su un tessuto preciso, ma è l'accessorio soprattutto molto ricco a fare il total look. Quest'estate abbiamo avuto diciamo dei look molto ricchi, con grandi, molti pizzi, merletti, un look anche un po' estroso, più boho chic, diciamo nel settore. Invece in inverno ci sarà un'inversione di tendenza, quindi ci sarà una donna più minimale, più cosmopolita, una donna che mira più alla comodità, però che non lascia al caso i dettagli, quindi anche i materiali saranno più ricercati. Avremo il suede, un camuscio che ci riporta agli anni 70, avremo degli outfit in total di pelle, quindi diciamo che in questo caso la tendenza sarà più portata verso gli anni 70. E dire che la donna ritorna a essere romantica. Sì, quello sempre, la donna bontona, la donna chic, quella non passa mai di moda, secondo me, perché quest'isola, no? È chic, è una bella signora. Certo, è comunque attira sempre un pubblico variegato, comunque di qualità, sempre di qualità. Diciamo che la pelliccia non ha età. Assolutamente, la pelliccia più passano gli anni e più acquista un valore, perché tutto ciò che è tradizione fatto a mano ha una grande riscoperta, ma è una cosa straordinaria con un pubblico giovanile. Quest'anno le ragazze di 20 anni veramente è diventato un must la pelliccia, di tutti i colori, bianca, rossa, azzurra, addirittura loro ci propongono dei colori che probabilmente qualche anno fa non ce l'aspettavamo, ma che poi nel realizzarli acquistano un valore eccezionale. E anche questo abbinamento pelliccia e pelle pregiata. Sicuramente, la cosa bella è il contrasto tra il visone, pelliccia importante, i zibellini con pelle, quindi un contrasto molto giovane che rende veramente la pelliccia un qualcosa di estremamente giovanile, addirittura anche con degli inserti in coccodrillo, perché la pelliccia è più che mai eleganza, ma nello stesso tempo un qualcosa di immettibile. C'è anche un ritorno a uno stile, diciamo, del portare una pelliccia. Sì, sicuramente. Molte ragazze hanno riscoperto proprio le pellicce grazie alle pellicce della madre, quindi con linee molto sobrie, molto dritte, anche classiche probabilmente, ma hanno sempre un valore perché l'eleganza va oltre il tempo. Infatti molte pellicce mele addirittura è una quarta, quinta generazione, riusciamo a seguire dalla nonna alla nipotina. Infatti abbiamo creato una collezione rivolta proprio alle bambine di 10-12 anni, così un po' alla volta si avvicinano proprio alla Maison Mele. E questa sera noi vedremo proprio una mini collection, per ovvi motivi anche di tempo e di spazio. Sì, è una splendida serata che Vicky Parker organizza e cui noi aderiamo con grande piacere e slancio, perché in una location bellissima nel Porto d'Ischia, dove anche la nostra boutique, partecipiamo con grande entusiasmo, sempre per essere presenti e soprattutto per lanciare anche nuove proposte.
una coppia coniata al top. La bionda e la mora e non ci ferma più nessuno. Abiti da mare, gioielli, effettivamente è un connubio molto forte. Che si sposano bene. Sei reduce da Firenze. Eh sì, poi abbiamo fatto un mesetto di vacanza, mi ci vuole ogni tanto di riprendermi. E poi dopo parti. E poi sì, il 3 partiamo per Parigi per la fiera al Bus Next. Dicevamo che l'accessorio oggi è fondamentale, quindi il gioiello oggi è maggiormente richiesto. Sì, direi che ogni donna quando sceglie il suo outfit sceglie sempre poi il gioiello da accompagnare alla sua mise, quindi è fondamentale. Io sono contentissima di dividere tutte queste belle cose, come dico io, sempre solo cose belle con Ilaria e spero che riusciremo a fare ancora tante belle cose, visto che su Ischia già ne abbiamo fatti 3 di questi appuntamenti bellissimi. Sì, voglio dire, tutti ci al porta top. Bene Ischia, dai, possiamo dire, no? Possiamo dire, perché tra poco inizia la sfilata. Ischia porta bene? Benissimo. Sicuramente, io l'accoglierò, visto che ci vivo qui, l'accoglierò sempre a braccia aperte. Grazie. E allora, godiamoci la vostra sfilata. Dai, è vero. Siamo nel cuore dell'evento, praticamente in cucina. Cosa ci hai preparato? Questa sera vi ho preparato un gambero in pasta cataifi con friarielli, una ricottina di fruscella con aceto balsamico e una mille foglie di melanzane con provola. Ti sei tenuto leggero perché giustamente le nostre belle donne badano un po' anche alla dieta. È chiaro, ovviamente, assolutamente sì. Poi è tutto meravigliosamente delizioso e quindi di conseguenza ti viene voglia di mangiarlo oltre che di guardarlo. Siamo tentati, no? Tentatissimi, purtroppo. Perché io so che si mangia prima con l'occhio. Sì, è vero, l'occhio vuole sempre la sua parte e quindi oggi si sfrutta più la parte estetica si va a... Ci vogliono anche i sapori, no? Certo, come tutte le belle donne la parte estetica è fondamentale, l'occhio è importantissimo, però il contenuto fa sempre la differenza. Si parlava di moda, si parlava di accessori, tu hai uno stile particolare. È molto definito, io faccio un prêt à couture ed è ricercato. I miei clienti sono soprattutto all'estero, arabi in questo momento, ma sono ischitano d'origine e quest'anno ho aderito all'evento di Vicky, che è un'amica da molti anni e mi ha invitato a ritornare a Ischia e c'è un progetto ischitano per l'anno prossimo di un'apertura di un monomarca e quindi era un'occasione giusta per la mia clientela di ritornare a Ischia in una serata del genere. Ma tu come immagini la donna? Oggi la donna è dinamica, gira il mondo in 24 ore. Dal tuo osservatorio, come immagini la donna? Come la vedi? Soprattutto cosmopolita ed è la mia clientela. La mia clientela è una donna manager, molto sicura di se stessa. Ha un guardaroba molto femminile con un tailleur che in un attimo si può trasformare. Qui abbiamo un abito da sera, questo è stato presentato alla Scala a Milano 2 anni fa. Stasera faccio un riassunto delle ultime collezioni. Proprio la mia clientela nel dettaglio rifà il guardaroba ogni anno e sono donne che lavorano, viaggiano tanto e hanno bisogno dell'essenziale, ma devono essere sempre al centro dell'attenzione, ma con classicità e mai con volgarità.
si parlava di qualità, si parlava di lusso, il brand Parker Knight, Parker Knight Show ha conquistato effettivamente i piani altissimi dell'alta moda, dello show business. Ecco, certo, di questo sono molto onorata sicuramente. E diciamo che con gli anni siamo riusciti a innestare in quello che è nata come scena spettacolo per divertimento tra gli amici. Abbiamo inserito l'arte, che comunque è sempre il must che accompagna tutte le nostre serate, la Parker Night, e sono contentissima di poter accogliere adesso tutti gli ospiti che stanno arrivando man mano, tra amici, persone un po' da tutta Europa, e quindi sono contenta e soddisfatta. Ogni anno inserisci degli ingredienti in più, ogni anno i migliori, ogni un po' come il vino. E certo, anche come DJ sulla musica abbiamo anche dei vini come il Prosecco di Mazzella, ad esempio. Esatto, abbiamo un catering innovativo, pazzesco, che è riuscito a fare le più belle feste qui, matrimoni sul Castello Aragonese, matrimoni al Pultomino, insomma una cosa di lusso, ecco, con un grande chef stellato che è Nello Patalano. E abbiamo considerato un po' più la musica quest'anno, con 4 DJ, dal nostro caro amico che ci sta proponendo una selezione di lounge chill out, Annika del Barone, che invece è seguito comunque dai napoletani, e dopo una scelta invece che va sulla Deep House con Peppe Deep, e 2 DJ house per finire la serata che sono i Gigi Bros, DJ che sono appena di rientro da Ibiza. E prossimo appuntamento, se mi consente di dirlo, è sicuramente per fine ottobre a Londra, e quindi attenderemo tutti di andare, ecco, porteremo tutta la nostra cordata. Vittoria è stata con noi, grazie. Per Dive e Divi, Vicky Parker.